Buon day, benvenuti in questo nuovo video incredibile. Oggi è il 3 dicembre ed è già il terzo video del mese. Come state? Spero tutto bene. Mi raccomando, lasciate già un bel mi piace. Come avrete notato, sto facendo video tutti i giorni. Sono consapevole che comunque magari le visualizzazioni diminuiranno un po' perché magari uno non è che ha voglia di vedere la mia faccia da culo tutti i giorni, o poi, oppure semplicemente uscendo un video al giorno, poi una persona magari un giorno c'ha una roba da fare, il giorno dopo poi si guarda un altro video. Nel senso, c'ha la scelta e quindi decide cosa guardare. Però volevo provare a fare sta cosa per dicembre, quindi fino al 24 ci saranno video ogni giorno. Cosa facciamo oggi? Oggi praticamente voglio provare a cercare su Google il mio nome e vedere cosa la gente cerca su di me. Sempre se qualcuno cerca un povero fallito come me su Google. Ora lo scopriremo. Mi raccomando, commentate con hashtag Petacolo e iniziamo questo video. Allora andiamo su Google. Google Giuseppe Barbuto. Allora, se cerco Giuseppe Barbuto mi esce Giuseppe Barbuto YouTube. Giustamente sono YouTuber. Giuseppe Barbuto il collegio. No, no, io non ho fatto il collegio, ragazzi. Faccio video dal 2013. Giuseppe Barbuto Instagram. Giuseppe Barbuto fidanzata. No, no. Non c'è la fidanzata Giuseppe Barbuto. Giuseppe Barbuto Shop. Sì, c'è qualcuno che cerca Giuseppe Barbuto Shop. Perché sì, per chi non lo sapesse, il merchandising con le felpe Petacolo. Tra l'altro adesso ne escono di nuove. Vi lascio il link in descrizione e nel primo commento se volete acquistare la vostra felpa Petacolo. Le trovate sul sito, c'è anche lo sconto. Questo periodo, mi raccomando, per Natale fatevi regalare la felpa Petacolo, perché cioè, la felpa Petacolo ci sta. Ora cerco Giuseppe Barbuto è. Giuseppe Barbuto è gay. No, non sono gay, mi piacciono le ragazze. O c'è qualche maschietto che è interessato a me, allora va a cercare i miei orientamenti sessuali, Ammettetelo che c'è qualche maschietto che mi vuole conquistare. Oppure semplicemente c'è qualche ragazza che ha magari qualche dubbio e va a cercare. No, comunque, no. Sono etero, mi piacciono le ragazze. Giuseppe Barbuto chi è? Chi è? Boh, chi è Giuseppe Barbuto? Poi iniziamo magari con mettendo le lettere dell'alfabeto. Quindi Giuseppe Barbuto ha altezza. Sono alto 1,78 m tipo. Giuseppe Barbuto Anfia. Cosa vuol dire Anfia? Boh. Giuseppe Barbuto Age. Ma ci sono delle cose che voi non sapete di me. Andate a cercare. Giuseppe Barbuto Ask. Non lo uso più, quindi non state a cercare Ask. Tanto non lo uso da penso un anno. Giuseppe Barbuto quanti anni ha? La mia età è un segreto, a quanto pare. Poi Giuseppe Barbuto cerco con la B. Giuseppe Barbuto Biografia. Giuseppe Barbuto Bio. Giuseppe Barbuto Bacio Gay. Ok, poi Giuseppe Barbuto C mi esce fuori collegio, ripeto, il collegio non l'ho fatto, ce l'avete a questo collegio. Poi Giuseppe Barbuto compleanno, il mio compleanno è il 22 settembre. Giuseppe Barbuto Carmagnola, ho fatto un evento a Carmagnola. Giuseppe Barbuto come conquistare un ragazzo, che è un mio vecchio video. Giuseppe Barbuto Catanzaro, sì, ho fatto un evento a ho fatto un evento a Catanzaro. Poi con la F, Giuseppe Barbuto fidanzata, non ce l'ho. Giuseppe Barbuto Facebook, ce l'ho Facebook ma non lo uso da parecchio anche quello. Giuseppe Barbuto Felpe, boh, vedo che il merchandising vi piace, mi raccomando, continuate ad acquistarlo. Giuseppe Barbuto fuma? No, non fumo. Giuseppe Barbuto fotoscandalo, io adesso voglio cliccare e cercare Giuseppe Barbuto fotoscandalo ed escono delle mie foto normalissime. Se cerchiamo Giuseppe Barbuto L, c'è qualcuno che cerca Giuseppe Barbuto, lo esce. Non l'ho mai uscito, giuro. Con la M, Giuseppe Barbuto maglie. Oltre alle felpe ci sono anche le magliette Petacolo. Giuseppe Barbuto Musical.ly, che ormai non è più Musical.ly, ma è TikTok. Comunque sì, uso TikTok. Non faccio i classici TikTok, ma faccio tipo i Vine. Mi seguite un botto su TikTok, è il social dove sono più seguito. Siamo quasi 500.000, quindi grazie mille. Giuseppe Barbuto mi drogo e penso che la gente cerchi mi drogo. Ma non perché mi drogo io, ma perché ho fatto uno scherzo ai tempi a mia mamma, che era il video più visto sul mio canale, dove facevo credere a mia mamma che io mi drogassi e si era incazzata un sacco. Ora sono curioso di vedere se cerco Giuseppe Barbuto su Google Immagini cosa mi esce fuori. Allora, cerchiamo Giuseppe Barbuto su Google Immagini. Mi esce una foto con una corona, una foto recente. Una foto vecchissima, una foto con Benji e Fede, uno screen del mio video, il primo tatuaggio, una foto con una fan dove c'è un succhiotto enorme, ma vi posso assicurare che la foto è vecchissima. Una foto dove ho i capelli lunghissimi. Ci sono un sacco di mie foto vecchie che manco ricordavo di aver caricato. Quindi questo è quello che la gente cerca su di me su Google. Quindi c'è qualcuno che cerca un fallito come me.
su Google. Incredibile, non me l'aspettavo, e pensavo non mi cercasse nessuno. E cercate un sacco di cose. Comunque, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Lasciatemi delle domande su Instagram. Cioè andate a seguirmi su Instagram. Mi chiamo Giuseppe_Barbuto. Perché lì pubblico, vabbè, storie tutti i giorni. E poi voglio fare un video dove rispondo a delle vostre domande, visto che ho notato che tante cose non le sapete. E io faccio la storia dove c'è quella funzione, tipo scrivi un commento, scrivi una domanda, non mi ricordo. Comunque, dove voi avete la possibilità di farmi una domanda, io le raccolgo e poi risponderò a un video su YouTube. Quindi andate a seguirmi. Anche se non sentite il bisogno di farmi una domanda, andate a seguirmi su Instagram. Ci vediamo domani con un prossimo video, perché sto caricando video tutti i giorni. Probabilmente c'è qualche vero fans che vuole vedere il mio bel faccino tutti i giorni, qualcuno no, però io caricherò video tutti i giorni fino al 24 di dicembre, così attenderemo questo magico Natale insieme. Ho comprato un cappello, non ignorante di più, a forma di fenicottero. Quindi ora io vi chiedo, fate uno screen per favore a questa foto e postatela su Instagram con hashtag Giusefenicottero. Commentate anche sotto, qui sotto, Giusefenicottero. L'idea era quella di tenere il cappello durante tutto il video e ce l'avevo qua di fianco, però in realtà mi sono dimenticato e quindi l'ho messo adesso. E niente, vabbè, adesso vi saluto davvero, ci vediamo domani con un prossimo video.